particolarmente ispirata, io mi ficco in metropolitana oppure sugli autobus e comincio a guardare la gente e comincio a vedere le storie che ciascuno racconta e inizio a scrivere come una pazza. Infatti questa iniziativa mi sembra molto sensata, questa iniziativa di ATAC che fanno Angolibri, che hanno accolto l'altra sede, e oggi leggiamo dei pezzi del libro, un libro che parla, io dico, del punto zero, cioè di quel momento della vita dove tocchiamo talmente il fondo che scopriamo che l'unico modo che abbiamo per rinascere è quello di guardare in faccia questo fondo e questo nero, capirlo, ascoltarlo e poi insieme a lui ripartire con grande saggezza, perché la sofferenza rende anche saggi. Benissimo.